Sì, avanti, prego. Buongiorno, sì, prego, si accomodi. Lei è il signore? La stavo giusto aspettando. Piacere, dottoressa Giulia. Molto lieta di conoscerla. Allora, ha già compilato il modulo in segreteria dove richiediamo tutte le varie informazioni. Perfetto, perfetto. Sì, me lo dia pure. Aspetti che prendo anche la mia cartellina. Grazie. Ok. Perfetto, vediamo un po'. Sì, così mi viene più semplice anche scrivere, dato che sono in piedi. Sì. Va bene. Quindi qua leggo che lei ha 40 anni. Ok, ah, fatti da poco, sì. Vedo dalla data di nascita. Beh, ok, perfetto, metto una firma così. Allora, adesso possiamo tranquillamente iniziare con la nostra seduta di valutazione funzionale. Non ha mai fatto una visita del genere? E come mai ha deciso di sottoporsi? Ho capito. Beh, adesso valuteremo un po'. Ok. Ah, davvero? Suo cugino le ha consigliato di recarsi qua. E mi dica come si chiama? Dai, non ci credo. Sì, è simpaticissimo. Sì. L'abbiamo messo a posto. Ma è stato anche lui molto bravo perché si è impegnato, ha seguito tutte le istruzioni. Sì, devo dire che in questo modo non poteva che migliorare. Sono contenta. Bene, prima di iniziare questa seduta, volevo parlargli un pochino della postura, ok? Giusto qualcosa di semplice a semplice. Cercherò di non annoiarla troppo con tutte quelle definizioni mediche. Non si preoccupi, la spiegazione sarà più semplice possibile. E nel caso avrà dubbi, non si limiti, cioè mi chieda pure senza problemi. Va bene? Ok, allora parto subito col dirle che la postura è il risultato di un insieme di adattamenti invisibili ed interni al nostro organismo che si manifesta come la posizione istantanea nello spazio del nostro corpo e anche delle varie relazioni tra i segmenti anatomici. Sulla postura possono incidere vari fattori, tra cui la genetica, i fattori ambientali, esperienziali, traumatici, patologici, neurofisiologici. Sì, ce ne sono veramente tanti. E questi possono andare ad incidere negativamente sui nostri recettori sensoriali. In questo modo poi si creano delle disfunzioni, sì, esatto, e dei disequilibri più correttamente. E il corpo umano si è evoluto nel corso dei secoli fino ad arrivare appunto alla posizione bipede, quella che noi abbiamo tutt'oggi. E questa posizione ha portato sì dei vantaggi, ma anche tanti svantaggi. Diciamo che ci sono delle zone corporee che tendono ad essere più deboli rispetto che ad altre. E soprattutto per quanto riguarda la società, il contesto della società in cui viviamo, che diciamo non è più con quello stile, l'uomo non ha più quello stile di vita attivo di un tempo. Noi dopo tutto siamo animali motori e invece la maggior parte delle persone ha una vita piuttosto sedentaria, ok? E questo sicuramente va ad incidere su quella che è la qualità della vita. Per questo motivo, anzi, le dico,
Il fattore positivo del nostro corpo è che ha la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Ok, però questo è anche il suo punto più debole, perché così come ha la capacità di autoadattarsi, non ha la capacità di autocorreggersi. Eh sì, ed è proprio per questo che noi siamo qui, per valutare quelli che possono essere i disequilibri che si sono creati in base al suo stile di vita e andare a correggerli, perché ad esempio ci possono essere muscoli eccessivamente tesi, quindi contratti, e muscoli che invece sono eccessivamente rilassati, quindi troppo deboli, eccessivamente allungati. Sì, generalmente appunto nel primo caso si tratta della muscolatura tonica e nel secondo caso si tratta della muscolatura fasica. Infatti la muscolatura tonica tende a irrigidirsi. Sì, esatto. Innanzitutto è costituita da muscoli brevi, fasci brevi, che tendono ad irrigidirsi facilmente, quindi ad accorciarsi ancora di più. Però, dato che si occupano anche della nostra postura, sono muscoli che hanno la capacità di stancarsi veramente poco e infatti hanno un regime metabolico ossidativo. Gli altri muscoli, che invece sono quelli fasici, hanno la capacità di poter essere più forti, ovviamente se sollecitati correttamente con il giusto allenamento, ok? Però hanno, secondo appunto un regime metabolico che lavora più sulle vie anaerobiche, purtroppo si stancano molto facilmente. Sì, sono praticamente il contrario, però ogni cosa è strettamente interconnessa. E la postura non è tanto statica, ma soprattutto dinamica, perché noi siamo sempre in movimento. È raro che ci sia un momento nel quale ci troviamo nella totale immobilità. Vero? L'ha notato? È la nostra natura. Sì. E niente, a parte questo, altra cosa interessante, la muscolatura tonica viene controllata dal sistema extrapiramidale, sto parlando del sistema nervoso, mentre la muscolatura fasica viene controllata dal sistema volontario, quindi dal sistema piramidale. E come le dicevo prima, sono strettamente interconnesse. Proprio per questo possiamo, attraverso un esercizio adeguato, andare a ridurre queste sue disfunzioni, che adesso valuteremo attraverso dei test. I test saranno dinamici, statici, statodinamici. Allora, iniziamo subito, è pronto? Io ho qua il mio blocco. Prima di iniziare, le do questo tappetino. Le chiedo, allora innanzitutto tenga il tappetino, le chiedo, vedo che è venuto comodo, quindi con una tenuta sportiva, i pantaloncini sono anche corti, quindi va benissimo, sì, perché devo valutare, sì, esatto, e, però le chiedo gentilmente di togliersi la maglietta. Non si preoccupi, stia rilassato. Qua è un ambiente tranquillo. Siamo solo io e lei. E sono qui per aiutarla. Sì, è con una professionista, può stare più che tranquilla. Quindi si tolga la maglietta e si tolga anche scarpe e calze. Ok. Bene. Sì, faccia pure, con calma, non si preoccupi. Io intanto mi preparo. Ok. Fatto? Bene. Ok, pronto. Saranno
dei test davvero semplicissimi. Alcuni magari potrebbero provocare più difficoltà rispetto ad altri, ma è proprio lì che vedremo qual è il suo problema. Ok, come prima cosa le chiedo di camminare. Come vede lì c'è una pedana, deve semplicemente camminare avanti e indietro lungo quella pedana. Ok, lei faccia pure cammini normalmente, non si faccia condizionare dal fatto che ci sono io qui per valutarla, l'andatura che utilizza normalmente. E io intanto, sì, esatto, vada, vada. Dietro? Sì, così certo, va benissimo. Indietro proprio tranquillamente, vada, vada. Ancora una volta. Ok, perfetto, e uno è fatto. Adesso le chiedo di stare semplicemente di fronte a me, con le gambe divaricate leggermente, le braccia distese lungo i fianchi, così esatto, sguardo dritto in avanti. Ok, e io osservo, prima la valuterò guardandola anteriormente, poi sempre sul piano frontale ma guardandola posteriormente, sul piano laterale. Quindi piano anteriore. Ok, ora sigilli. Ok, vedo già qualcosa. Piano laterale. Sì, poi alla fine le spiego tutto quanto. Allora, adesso le faccio fare un test per valutare un pochino se quanto è capace di gestire la propriocezione, sia con un arto che con l'altro. Praticamente deve, da questa posizione, esatto, sollevare una gamba e stare fermo in equilibrio. Quindi c'è una gamba che praticamente fungerà da stabilizzatrice, mentre l'altra rimane appunto, sì, esatto. Le braccia fanno lungo i fianchi, sguardo fisso in avanti. Vediamo un pochino se riesce a gestire. Sì, prima con un arto e poi con l'altro. Ok, tende un po' troppo a... Ok, va bene. Ok, sì, stop. L'altra? Compensa tantissimo con il busto. Ok, va bene. Qualche problema di propriocezione ce l'abbiamo. Sì, stop, stop. Sa fare uno squat? Sì, mi faccia vedere. Ok, abbastanza bene, sì. Allora, io le spiego, il test è una sorta di variante dello squat. Con le braccia distese verso l'alto, i palmi rivolti medialmente, quindi che si guardano, braccia distese, deve scendere in squat, ok, come ha fatto prima, e deve appunto mantenere le braccia in questa posizione. Voglio vedere, riprendo anche la mia cartellina, voglio vedere un po' come gestisce questo sia un test stato dinamico. Sì, allora vada pure. Sì, esatto, prima anteriormente, poi posteriormente e poi lateralmente. Bene. Quindi anteriormente. Ok,
Si mi faccia quattro piegamenti sulle gambe. Ok. Sì, senza avere fretta, lentamente. Ok. Ok. Perfetto. Allora, mi segno, sì, esatto, i vari dati. Movimento ma lateralmente. Ok, come prima, sì. 2 3 4. Ok. Ora posteriormente. 2 3 4. È consapevole di avere i piedi piatti? Sì, esatto, ho notato che ha un valgismo del retropiede. Non ha mai fatto visite riguardo. Guardi, dopo le faccio dare dalla mia segretaria, anzi chieda proprio lei direttamente, il numero di un professionista del settore, che appunto le potrà fare dei plantari adeguati su misura. Sì, perché è fondamentale, si fidi di me. Sì. Diverse problematiche che ha e che sto notando nella muscolatura dorsale derivano proprio da questo, anche da questo suo problema, sì. Sì, ma non si preoccupi, tutto si risolve. Tutto si risolve. E peggio non fare niente per cambiare la propria condizione, quindi. Bene, continuiamo con i test. Allora, prossimo test, col tappetino. Si sieda sul tappetino con le gambe distese e da quella posizione cerchi di toccare con le braccia, con le mani, scusi, la punta dei piedi. Sì, la conosce? La conosce, sì. Sì, è utilizzata molto per fare dello stretching. Sì, però si usa anche proprio per valutare un pochino le varie problematiche muscolari. Ok, vada pure. Il massimo che riesce a fare senza esagerare, mi raccomando. Dove riesce, dove arriva, va benissimo. Ok, quindi riesce ad arrivare dopo il ginocchio. Bene, allora ha dorsali superiori lunghi, i brevi sono medi e anche appunto quelli inferiori sono di lunghezza media. E poi abbiamo anche il gastrocnemio e il soleo, che sono molto brevi, quindi contratti. Quando dico brevi vuol dire che sono eccessivamente contratti. Mentre i femorali sono della giusta lunghezza. C'è un po' da lavorare, sì. Ok. Altri due test e abbiamo finito, perché comunque da questi ho già potuto valutare al meglio quella che è la sua condizione. Ok, il prossimo test riguarda la valutazione funzionale, quindi della flessione laterale della colonna vertebrale. Sì, da questa posizione, braccia lungo i fianchi, fa scorrere la mano, in questo caso come vede me la mano sinistra, che sarebbe poi la sua destra, sì, verso sulla coscia, e accompagna il tutto anche da un, sì esatto, anche il capo, esatto. Rifaccia lei per 4 volte. Ok. Compensa molto con il busto. Si vede che ha diversi tratti di rigidità. Faccia dall'altra parte. Ok. Ok,
la mano arriva, ok, fino a quel punto. Ok, va bene. Poi, ultimissima cosa, si giri proprio media alle spalle, ok? E allora deve semplicemente sollevare, prima guardi perché altrimenti, sì, prima le spiego, poi fa. Allora, braccia verso l'alto, poi le apre e poi le porta in avanti, ok? Sì, così esatto. Si giri e lo rifaccia. Devo valutare un pochino. Sì, abbiamo finito. Come le ho detto, niente di particolarmente faticoso. Ah sì, quello era un pochino difficilotto. Insomma, semplicemente perché abbiamo alcuni problemini da risolvere. Non si preoccupi davvero. Allora, come le stavo dicendo, abbiamo alcuni problemi di contrattura, quindi muscoli eccessivamente contratti, per quanto riguarda la muscolatura dorsale, anche la zona cervicale, quindi ci dobbiamo lavorare su, fare degli esercizi che possano permetterci di migliorare questa condizione. Io in questi giorni preparerò la scheda e poi la richiamerò per concordare il prossimo appuntamento. Sarà una lezione di esercizio correttivo, esatto, ovviamente ci sarò io a seguirla passo per passo e durerà circa un'ora, un'ora e mezza. E aspetti che scrivo. La seduta sarà caratterizzata da una fase di riequilibrio e da una fase di integrazione. Ma le spiegherò tutto al meglio la prossima volta. Già oggi l'ho caricata di informazioni. Sì. E niente, io per me è stato davvero un piacere conoscerla. E sarà un piacere poterla aiutare a stare meglio. Allora, sì, la ringrazio e le auguro una buona giornata.